Jenny, tu sei stata il volto di cortinametraggio 2021. Com'è intanto tornare a questo bellissimo festival? Allora, tornare qui soprattutto dopo 2 anni, perché l'anno scorso non sono potuta venire perché ero sul set, è stato molto emozionante, soprattutto perché ho vissuto, diciamo, in parte quello che un po' potevo vivere l'anno scorso, perché io e Ludovica siamo molto legate e quindi se lei ha un appuntamento vado con lei, diciamo, siamo sempre insieme e è bello, è bellissimo. Io poi qui ci sono stata parecchio per girare Un passo dal cielo, quindi io sono innamorata di questi paesaggi, no? Delle montagne. Adesso voi non lo vedete, ma dietro abbiamo una cosa incredibile e mi fa proprio stare bene stare qua. Poi con un sacco di persone finalmente si parla di cinema, si sta tutti insieme, si va a cena, si mangia, si guardano corti, è bellissimo. Cortinametraggio viene proiettato anche Sempre più bello, il film che chiude la trilogia iniziata con Sempre più bello. Esatto. Intanto vorrei chiederti l'esperienza di questa trilogia, cosa ti ha lasciato e se è stato difficile dire addio al tuo personaggio. Allora, ti dico che è iniziata in un modo molto simpatico, nel senso che io rispetto, penso, al pubblico, ho visto Sul più bello, quindi il primo, abbastanza in ritardo, insomma, l'ho visto un po' in là con i tempi e l'ho guardato e ho detto, oh, però è carino, cioè è bello, non lo so, non l'avevo mai visto, non so perché non l'avessi mai visto, no? E dopo 2 settimane mi arriva il provino per il secondo, ho detto, oh, vedi che cosa strana, e faccio il provino per il secondo, mando questo self tape, poi mi convocano e dopo tipo un mesetto mi dicono che ero stata presa, quindi è iniziato proprio in un modo tipo una coincidenza. E è stato molto divertente, soprattutto perché dietro c'è un lavoro enorme, soprattutto per la creazione dei personaggi. I reparti sono stati bravissimi e è stato molto emozionante per me, soprattutto perché era un ruolo un po' diverso, no? Rispetto a quello che ho fatto, insomma, fino adesso. Ho fatto un po' la stronzetta, non so se posso dire stronzetta, però un po' la stronzetta di turno. Credo che questo film mi è piaciuto tantissimo, soprattutto sotto il punto di vista della preparazione del personaggio, che in verità io ho preparato insieme a un altro film che uscirà il prima possibile, spero, che tra l'altro dovevo vedere per la prima volta, ma poi sono risultata positiva al Covid, e sono andata nel paesino della mia coach e li ho preparati tutti insieme. Li siamo presi la settimana di Pasqua, abbiamo festeggiato insieme, quindi tra una colomba e un uovo di Pasqua abbiamo studiato tutto ed è stato molto divertente perché abbiamo abbinato lei comunque a un gatto, che è molto così, no? Lei si sente super figa, è sempre tutta bella presente, è stato molto bello. Grazie mille comunque agli elicotteri che sorvolano su Cortina, soprattutto in questo momento. E quindi vi invito a guardarlo su, visto che è già andato al cinema, su Netflix dal 1 aprile. Ovviamente si vede anche con il cast, si vede anche nel film che siete molto affiatati, immagino si sia creato anche un legame tra di voi. Mamma mia, guarda, io ti dico, avevo soltanto una preoccupazione io prima di iniziare a girare, ovvero il fatto che anche già dal primo si vede che comunque c'è una coesione tra di loro, che comunque si frequentano, non so, si vede che si vogliono bene. Ho detto, ah, se devo entrare in un gruppo che già si conosce. Sono arrivata, hanno fatto, vieni, questa è la nostra ala, vieni qua sotto, siamo una famiglia, quindi vado, cioè, super d'accordo con tutti, ci vogliamo veramente tanto tanto bene. So che è un po' scontato che si dice, siamo diventati una famiglia, davvero, è bellissimo. A Cortina si celebra, diciamo, il cinema giovane, ci sono i giovani registi, i giovani attori, diciamo che con queste nuove generazioni di artisti si sta dando un nuovo impulso al cinema italiano. Sì. Come la stai vivendo questa ondata? Io questa ondata la sto vivendo veramente tanto bene, anche perché vedo che si stanno trattando un sacco di argomenti di cui prima magari si perdeva tra la scia di tutti gli argomenti da portare su un grande schermo, e quindi sono molto contenta. E soprattutto mi piace anche l'occhio dei nuovi registi, almeno ieri ho visto un po' di cortometraggi, anche l'altro ieri che è iniziato il concorso, e devo dire che quest'occhio dei ragazzi super giovani mi fa sperare in un... non che spero che ci sia assolutamente questo refresh, però mi piace vedere l'occhio con cui i nuovi registi vedono, non so, le storie, comunque il punto registico. Mi piace un sacco una fotografia molto fredda, non lo so, sono contenta perché vedo che si sta formando una cosa nuova, che secondo me serve dopo un po', no? Fare anche un refresh di cose nuove, magari dare spazio soprattutto a cose non molto commerciali che magari vediamo in giro, magari non in tantissime sale. Sarebbe interessante.
dice, ci accennavi prima ai nuovi progetti, prossimamente dove ti vedremo? Allora, prossimamente mi vedrete su Netflix con Sempre più bello, poi speriamo di vedere presto Ragazzaccio di Paolo Ruffini e Prima di andare via di Massimo Cappelli, due film a cui tengo veramente tantissimo, tengo molto anche Sempre più bello, ma è già andato in sala, insomma adesso farà l'uscita internazionale. E poi spero che mi vediate anche all'estero, insomma adesso vado in America a studiare, quindi speriamo di sbloccare qualcosa anche là. Ti facciamo in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie. Grazie mille, ciao!